Buonasera a tutti quanti. Viaggio rapido qui e poi andiamo a fare. Potrò direttamente avviare i video più tardi, però no, mi andavo di farlo così. Let's go. Troviamo la parte di codice degli ingordi. Dovrebbe essere l'ultima, se non vado errato. Almeno così mi auguro perché. Vaffanculo, no, 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 via, via. Perché ammetto di non avere grande intenzione di continuare a muovermi da una parte all'altra della mappa per giocare un codice, cioè, nel senso. Posso variare così tanto? Allora. Lo prendo come un no. Ho modo per aggirare le montagne. Devo aggirare le montagne. In un modo o nell'altro. Cioè, sentiamo. Perché fare tutto sto casino? Tra l'altro qui avevamo piazzato anche un camper. Forse ieri. Può essere. Ieri non inteso ieri per chi serve la serie, ma Seneca Rocks. L'abbiamo già scoperto. Ma inteso ieri per me. Ieri per me va 26 marzo. Che giorno è oggi? Oggi è 27, quindi sì. Ci siamo. Dai. Più così, va bene. Una scalata. Linea di Ashotaic. Ashotaic è un gran bel gioco. Penso che lo porterò in live e ve lo ricaricherò. Perché c'erano i video ma non mi piacevano come sono usciti. Però è un gioco che mi è piaciuto un sacco. Relativamente breve, quindi si può fare tranquillamente. Ovviamente andiamo lì per. È comodo arrivare lì, però ho detto ovviamente andiamo lì per il viaggio rapido, però non se. Sì. Dovrei riuscirci senza troppo impegno. Magari per i super mutanti o quant'altro, questo non lo so, però. Va bene. Sono le 4 e un quarto. Ho tecnicamente tutto il pomeriggio oggi per giocare. Protector costruttore livello 25. Perché sono aumentati così tanto i livelli? Confraternita? Confraternita d'acciaio. Confraternita d'acciaio. Sono. È vero, tra l'altro questo è il logo della confraternita d'acciaio, non mi ero girato. No, penso sia un po' pestino C'è narrativamente. parecchio lavoro da fare, No. Credo che li sblocchiamo con la narrativa, mi immagino, le varie confraternita. Mo. E Pestino. Fort Atlas. Tra l'altro c'erano anche. Va bene. Che livello siamo noi? Non me lo ricordo mai. Livello 16. Attimo. 4 livelli che dovremmo riuscire a ottenere senza troppissimi problemi e possiamo ritornare dal soprintendente. Vediamo cosa succede. Tra l'altro io questa missione, faccio vedere, non l'ho mai finita. Perché probabilmente da qua in poi che io ho cominciato magari a cazzeggiare un pochino con mio zio, giocavo con lui all'epoca. Mi sono concentrato magari più sull'esplorazione, missioni secondarie e quant'altro. O forse avevo già raggiunto il livello 20 e quindi avevo raggiunto il livello 20 prima di questa e quindi questa l'ho abbandonata. Lo so, ho fatto casino giocando.
Ok. Volevo solamente il viaggio rapido. Non volevo disturbarvi in nessun modo. Perché siete di livello 40 e momentaneamente non mi va. Scoperto la caverna del Wendigo. Tanto poi qua su c'è qualcosa. Sentiamo proprio così, bene. Eccoci. Trova la parte del codice degli ingordi. Perché lì si aveva ripristinato la vita? L'avevo quasi shottato. Si vede un cazzo, eh. No, il Radix ha sbagliato, no. Non era il Radix che dovevo... Vabbè, noi non l'ho bevuto, ma... Cibi bevande... ho fame, ho sete, un bicio, lo birro e quote, dai. Beviamo un attimo. Perché a volte mi dà 29 punti, a volte me ne dà 30. Non capisco. Ok. Siamo ritornati qua. Avevo fatto il giro rotondo, bello. Era proprio il mio obiettivo. Sì. Per cani in scatola. No. Ah, ah. Madre del branco dei ratti talpa. Mi sembra esagerato. Mi ricorda la caverna all'inizio di Skyrim. Non avevamo ancora combattuto un miello noi. Ok. Ma ti ho preso? Stavolta no, però... Oh. Tappo. Beh, giustamente, tipica cosa che ti spawna, che ti droppa. Una bestia del genere, i tappi. Carne di miello carguscio morbido. È diversa dalla classica carne di miello. Ok. L'acqua non sembra rilasciare radiazioni, però per sicurezza ne sto alla larga.
Come to... Come posso trasportare troppo peso? Perché ora è diventato... Cibo per cani in scatola. Mangiamo una Coca-Cola. Ne abbiamo ne due. Chiaro, l'ho shottato, cazzo. Andiamo con cautela. Merda. Ok. Sugar bombs. Parte del codice degli ingordi. Ehi, hai salvato la pelle, vedo. Livello 17, sì. Con un cadavere. Mi immagino che gli ingordi si siano mangiati a vicenda. Ah, non voglio sapere cosa è successo. E solo pensiero di mangiare un essere umano mi ripugna. Oh, per fortuna noi robot non siamo mai stati sul menù. Ci sarebbe un'altra parte Dio di mio. Codice. Apparteneva ai tagliagole. Davide, il nostro capo, è ancora vivo, più o meno. L'ho visto aggirarsi nei paraggi del suo chiosco preferito. Trasformato in una di quelle cose ardenti. Vederlo così mi spezza il cuore. Sapeva essere un vero bastardo, ma... non meritava questa fine. Scommetto che ha ancora addosso quella parte di codice. A questo punto... uccidilo per il bene di tutti e... recupera quel codice. E... dagli un bacio da parte mia. Anzi... no... forse è tutto deforme e putrefatto. Che schifo. Va bene, dovremmo essere tranquilli, quindi devo fare qualcosa per il peso. Io non... Allora... no, aspetta, sono un coglione, riciclo. Talenti leggendari. Ah. Merda, ho sbagliato. Vabbè, l'ho buttato. Dov'è? Uccidi David e tieni sito alto. Andiamo qui. Vabbè, siamo a fianco, dai. Ok. Dopo non mi sta caricando il telefono. Ok. Andiamo. Uccidi David e tieni la parte di codice dei tagliagole. Poi è l'ultima, vero Rose? Perché non le palle piene. Vorrei anche fare dell'altro. Ok. Sì, vabbè, qua a fianco, dai. Che non mi passerà mai la fissa di saltare nelle pietre o di fare queste scalate improponibili. Mi ha teletrasportato.
Dai, che c'ero, ok. Non so perché mi teletrasporto ogni tanto. Allora. Uccidi Davide, tieni la parte. Come siamo a usura? Oh mio Dio, perché non ce la farò mai? Ho avuto paura. Ho avuto estremamente paura. David. Munizioni. Andato. Quindici lezioni, mi sembra esagerato. Denaro per bellico. Non sembra esserci niente di che. Aspetta, ah, acqua purificata, ragazzi. Vabbè, dobbiamo andare al top of the world. Vabbè, qua però lo si usa. Ok. Andiamo a portare le parti di codice a Rose. Andiamo a portare le parti di codice a Rose. Tanto ora mi riempie sicuramente di roba Rose. E io avrò l'inventario pienissimo. Ne sono certo. Ora, certo. Perché questa non è una cassa generale? Andiamo. Rosaline. Lei avrebbe fatto di tutto per di compiacere il suo uomo. Infatti, la vigilia di Natale decise di guidare un'incursione a Charleston per trovargli un regalo. Peccato che finì ammazzata. Ora, per creare il codice principale delle password che hai ottenuto, ho bisogno del programma suolo nastro che aveva con sé in punto di morte. Credo dovrai guardare nei registri cittadini per capire dove hanno sepolto il cadavere. Partirai dal Campidoglio. Preso l'olo nastro, ci vediamo al deposito nel seminterrato del rifugio scistico. Allora. Quindi. Cerca informazioni su Rosalind. Dove sta? Questa zona, c'è qualcuno? 323. Sì, c'è sempre gente di livello altissimo qua. 292.
141, 17, 41 col logo di Fallout 4. Ah, Charleston. Va bene. Ok, vedo che hai raggiunto la città. C'è una cosa che dovresti sapere, anche se forse l'avrei già capito. A Charleston ci fu una brutta inondazione. Quando Davide scoprì che avevano ucciso Rosalyn, prese le mini nuke che avevamo rubato alla confraternita d'acciaio e le usò per far saltare la diga. La città venne praticamente cancellata dalla mappa. Per quanto ne so, il Campidoglio dovrebbe essere ancora in piedi. Ecco, lì dovreste riuscire a trovare le informazioni necessarie. E speriamo comunque che non debba disotterrare l'intera città per trovare quello che cerchi. Mi auguro. Ok. Quest'arma non va assolutamente bene per lui. Va bene. Allora. Ok. Qui è... c'è... ok. Merda. Aiuto. Ok. No. Ok. Ho ricaricato io, coglione. Steam pack. Merda, ne ho sempre meno. Fai munizioni, munizioni. Devo andare a fare i rifornimenti di Steampunk perché sono fondamentali e non potrei più trovarmi senza. Io non si gioca malissimo in terza persona, è davvero, pensavo peggio. È un po' un casino magari selezionare gli oggetti e tutto quanto, ma a livello di visuale di mia pensavo molto molto peggio, invece no. Poi la mia mia fa schifo sia in prima che in terza persona, non è quello. Ok. Aia. Ok. Feccia, no? Munizioni. Voltino dolce, mangia. Terminale, registro criminale. Che cazzo è stato? Vabbè. Rosalind Cardin, no no, questo è Robert. No, Godman. Ok. Uh,
Il soggetto è stato catturato dopo che una banda di pedoni ha tentato di attaccare i confini sud-orientali della città. Si è svolto uno scontro rapido e decisivo, 7 soccorritori morti, altri 24 soccorritori civili feriti, alcuni in condizioni critiche. Tra i caduti dei pedoni sono stati contati 8 individui non identificati. Gran parte dei sospettati è fuggita a piedi. I soccorritori hanno rinunciato all'inseguimento a causa delle perdite subite per evitare ulteriori sacrifici. Risoluzione? Il soggetto Jane Dawn è l'unico pedone catturato vivo sul luogo dell'incidente. È in condizioni critiche, al momento è sotto interrogatorio nella cella al piano inferiore. L'identità è sconosciuta, ma stando ad alcune testimonianze avrebbe rapporto personale con il capo dei pedoni. No, non è da qua che si va. Mi ricordo la stanza dell'elettricità nel videogioco di Harry Potter nella Morte Parte 2, non so perché. Interrogatorio John Day. Ok. Ok. Ho nascosto una penna in caso debba pugnalare la guardia, ma nei film sembra sempre tutto più facile. Quello schifoso soccorritore non si prende più neanche la briga di controllarmi, quindi che senso ha restarmene chiusa qui? Buon Natale David, ho fatto tutto questo per te. Mi spiace di essermi fatta beccare. Sistemerò tutto e fuggirò di qui. Nel frattempo, non fare idiozie, non sopporterei di perderti. No, non c'è nulla. Dunque, scusa se te lo dico, ma stavo per Ovviamente. ingannarti. Non mi serve un programma per decifrare le parti del codice, sono un robot. Ti volevo solo fuori dai piedi così avrei messo mano al bottino per prima. Almeno sono sincera, no? Il problema è che mi sentirò in colpa. Oh, mi hai reso migliore. Oppure la Miss Nanny che avevo in me si è risvegliata per dirmi che l'amore per il prossimo conta. E comunque è solo robaccia prebellica. Tienila pure tutta per te. Il bottino potrebbe anche non essere male, ma quel secchio di rottami non te lo darà senza la ricevuta. Ti auguro di trovarne una. E io ci ho provato a convincerlo. Se riesci a inventarti qualcosa, puoi tenere quello che ti pare. E questo è quanto. Però non metterti a piangere. Sono sicura che faremo ancora affari insieme. Fino ad allora, ciao. Quasi dimenticavo. Anche quel protocollo di collegamento che stavi cercando è nel deposito. Urrà! È tutto tuo. E vedi di non dimenticarti tu di me solo perché hai avuto quello che volevi. Ti troverò. Va bene. Quindi. Usciamo da qui. Dov'è? Vai al deposito dei pedoni, verso sciistico, sì, andiamo. Comunque, sto notando che praticamente tra caricamenti e quant'altro io vi ho tolto quasi 3-4 minuti perché. Pieno di gente, vero? Ok, uno. Ok, due. Ok. No. No. Ok.
No, ma non è possibile, cazzo, che faccia male ogni cosa. Ok. Da dove? Arrivederci. Ho preso un runaway. Non me lo ricordavo. Ok. Non vedo niente. Aiuto. Ok. Ok, non vedo più un cazzo, aiuto. Ok. Acqua purificata adesso. Ok. Ok. So che gli abitanti della Vault hanno le tasche gonfie. Ma forse invece di ucciderti posso fare affari con te. Ovvero? Ok. Giovanissimo. Ah no, sì che l'ho... No, non l'ho completato, non l'ho contato. Io me lo ricordo sta cosa. Probabilmente si è danneggiato quando l'abbiamo sistemato nel deposito. Dovresti portarlo a qualche tecnico degli Stati Liberi, ma... ahimè, sono tutti morti. È la moda del momento, no? Almeno uno o due si sono uniti a noi perché erano stanchi di vivere sottoterra. Parlavano di questa donna esperta di tecnologia. Si chiamava Abby. Io scommetto che nel suo di bunker potresti trovare qualcosa. Sono per riparare quel consegno. Si trova nell'acquitrino boscoso. Posso indicarti dove? Ora vai e colpisci. Forse riuscirai davvero a disfarti di quei mostri ardenti. Poi, bim bam boom, passano 200 anni. Voi altri del Vault sfornate tutti un paio di bambini che ne producono altrettanti e così via. Non vedi l'ora di alla fine, più protoni e più gente da predare. Perfetto, no? Sembra un lavoro su misura per te. Ma fino ad allora io sono sempre qui ad armeggiare con la radio. Mi piace non dimenticarti questo. Di me. Se ti annoi sai chi contattare. A presto. Va bene. Recupera il collegamento. Raggiungi il bunker degli Stati Liberi. Ma il collegamento mancante non era una... Cosa posso fare per te? No. Per me non puoi fare niente, Ciccio.